Buongiorno a tutti e buona Domenica delle Palme, che è la porta d'ingresso nella Settimana Santa. Voglio cominciare questa mia condivisione raccontandovi una cosa che mi riguarda, ma che credo di per sé riguardi un po' tutti, perché penso tutti facciamo la stessa esperienza. Mi fa sempre piacere e mi stupisce, tra l'altro, vedere come quando c'è qualcuno che si dedichi a me in modo disinteressato, che si prenda cura di me, che mi presti attenzione, questo mi dia pace, mi tranquillizza il cuore e mi dà anche forza. E dicevo, penso che capiti un po' a tutti, d'altronde questo racconta è ciò per cui noi siamo fatti per avere il cuore pacificato e non per avere il cuore agitato, come purtroppo capita in questi giorni, che è agitato per mille problemi. Ecco, questo mio racconto, breve, questa mia breve condivisione può aiutarci nel capire, nel cogliere quale sia l'obiettivo della Settimana Santa. Qual è? È quello di, dicevo, aiutarci a cogliere come attraverso la dedizione di Gesù, che per lui vuol dire passare attraverso il dolore, ma anche manifestando un profondo interesse nei nostri confronti, ecco, attraverso la dedizione di Gesù, noi possiamo avere un cuore pacificato. Ed è l'augurio che vi faccio, che ci facciamo, anzi, di chiedere al Signore che venga a pacificare il nostro cuore. Buona Settimana Santa.